Un giorno speciale. Allora, torniamo un attimo su temi di politica e parliamo, insomma, ieri il Movimento 5 Stelle ha parlato tanto, attraverso anche Alessandro Di Battista, che in un'intervista, insomma, ha dettato quello che sarà il programma del Movimento 5 Stelle. Beh, dove sarà il governo. Si può discutere, insomma. Perché... È chiaro. E anche, insomma, Danilo Toninelli, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno Danilo, allora i punti sono: andare subito al voto, no al vitalizio d'oro e una, diciamo, un italico modificato, no? Sì, lo scopo è recepire il messaggio dei milioni di italiani che hanno solamente bocciato quello che è mesi e anni che stiamo andando a dire nelle piazze, nei mercati, che questa riforma era un danno, soprattutto era dannosa e non serviva a niente. Gli italiani l'hanno perfettamente capito, è un no di salvataggio della Costituzione, ma anche un no di stop, basta, andatevene del governo. Abbiamo una grandissima paura, guardate, abbiamo paura che loro vogliano vivacciare fino alla fine della legislatura, soprattutto fino a dopo la metà di settembre dell'anno prossimo, quando arriveranno le pensioni d'oro, e nel frattempo non fare niente di bene per il paese, scriversi una legge elettorale, già si sta vedendo, no? Parlano del Verdinellum, di questo, quest'altro, si scrivono una legge per garantirsi una fetta di potere, una fetta di poltrona e ovviamente per cercare di far male loro tutti insieme all'unica forza politica vera di opposizione che sta dalla parte dei cittadini, che è il Movimento 5 Stelle. Noi quindi abbiamo una bella legge elettorale, l'abbiamo approvata in tanti, non possiamo più presentarla a questi interlocutori inaffidabili, quindi abbiamo trovato una soluzione che era l'unica strada percorribile. Tu sai che l'Italicum, grazie ai nostri ricorsi fatti dal pool degli avvocati anti-Italicum, sono di fronte alla Corte Costituzionale che il 24 si esprimerà. Non ci sarà più l'Italicum, ci sarà il Legalicum, che è la legalizzazione costituzionale di una porcata. Applichiamola alla Camera e al Senato e basta, si va a votare. Qual è il punto di vista suo, non credo solo suo, ma insomma sulla direzione del PD di ieri? Oggi Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera dice che il segretario del PD ed ex premier Matteo Renzi sia stato scaricato dal suo partito. Le risulta questo? Ma guardi, io non lo so, so che volevo guardare la direzione, l'unico intervento del democraticissimo Partito Democratico, del suo segretario, poi ho preferito girare, era molto più interessante vedere un cartone dei Simpson, perché quanto ha affermato questo signore qua, che ha creato un caos istituzionale senza precedenti, perché diciamolo chiaramente, siamo obbligati a parlare di legge elettorale perché ci sono stati degli incapaci in malafede che hanno fatto due leggi elettorali, una per la Camera e l'altra per il Senato, una cosa abominevole. Devo ascoltarmi questo che parla la PlayStation che va a casa a mangiare il pecorino, ma stiamo scherzando? Ha bloccato il paese, è tutto peggiorato nei suoi 3 anni di governo, ha fatto un casino incredibile e ha messo in difficoltà il Presidente della Repubblica, che fa fatica a sciogliere le Camere perché ci sono due leggi diverse che lui ha approvato, e parla di pecorino e di marla. Smettesse, andasse, e veramente, guarda, non è più sopportabile vedere la sua faccia. Danilo, una domanda, questa ipotesi, insomma, di tirare a campare per far scattare le pensioni d'oro, è una sensazione oppure vedete in aula, vedete nei corridoi che è un tema dibattuto, cioè è una speculazione, oppure sentite proprio deputati che parlano di questo? Allora, tu sei un lavoratore normale come lo sono io, dopo 40 anni, se ti va bene, vai in pensione, vero? E se ti va bene arrivi a 800 euro, perché se paghi tanti contributi, con la devastazione economica e fiscale di questi governanti da strapazzo, lavori per una vita e quello. Sì, diciamo, Danilo, io non so proprio fatto affidamento sulla pensione, cioè non li calcolo. Iniziamo addirittura a non fare affidamento sulla pensione per i ragazzi, per i giovani, è già abbastanza drammatico. Grazie per ragazzo, grazie per giovani.
soggetti qua. Vabbè. In questi soggetti che sono in Parlamento il 16 settembre per 4 anni e 6 mesi, un giorno maturano una pensione che non arriva più, perché loro ti dicono: ma non c'è più il vitalizio. Una volta maturava se stavi un giorno in Parlamento, lo prendevi dal giorno dopo che uscivi dal Parlamento, adesso la prendono a 65 anni, ma non dopo 40 anni di lavoro come i normali cittadini che fanno fatica dalla mattina alla sera, no, con 4 anni, 6 mesi ed un giorno. E se fanno un'altra legislatura questi signori qua, 4 anni, 6 mesi ed un giorno, la prendono a 60, eppure la doppiata. Siamo all'abominio, e stai pur tranquillo che ci sono la maggior parte anche del Partito Democratico che stanno cercando di aggrapparsi a qualsiasi motivazione per arrivare a questo settembre. Ti diranno e ci diranno per senso di responsabilità, per senso istituzionale, per senso di è chiaro come la possono raccontare, guarda, è vero, voglio solo capire, guardate, voglio solo capire se tutto. Ma io ci credo, scusami se ti interrompo, ma faremo di tutto, ma veramente, e te lo dice uno che potrebbe prenderla, ma faremo di tutto, e te lo dico da padre di famiglia, per andare al voto prima del 15 settembre, di tutto. Ecco, per quello serve però appunto una modifica alla legge elettorale. C'è questa vostra proposta del Legalicum, io ho soltanto una perplessità sul nome, però tu hai spiegato perché di questo di questo nome. Io ho una perplessità in generale sui latinismi, su 4 leggi elettorali che purtroppo si portano avanti i nomi in latino, in un latino molto forzato. Ormai non ne usciamo più comunque. No, ho scoperto anche insomma che c'è un padre, Giovanni Sartori, un professore di scienza della politica dell'Università di Firenze, che inventò lui per primo il latinorum elettorale col Mattarellum. Vabbè, comunque, visto che non si esce da questo, come intendete modificare l'Italicum, che comunque era una legge elettorale che a voi non piaceva e chiaramente ha delle criticità, perché di fatto il sistema politico è bloccato in questo momento a causa proprio del no che è passato al quesito referendario, e quindi non c'era evidentemente un'ancora di salvataggio. Come intendete modificarlo? Beh, innanzitutto il sistema politico non è bloccato grazie al nome, è bloccato grazie a chi ha fatto la legge elettorale prima. Cioè, prima no, certo, è chiaro, sono detto causa con causa. All'inizio trasmissione, proprio che quindi hai ragione, certo. Però come costruire una casa partendo dal tetto. Certo, che è inutile fare il referendum per chiedere agli italiani prima se apprezzano o no una riforma costituzionale, intanto aver già approvato una legge che esclude il voto al Senato è veramente una cosa assurda, no? Francamente. È assurda, e c'è la prima cosa che noi abbiamo urlato in aula fin dal primo giorno in cui hanno incardinato la legge elettorale contemporaneamente la riforma. Ma voi siete dei pazzi scatenati. A casa mia, la casa me l'hanno costruita alle fondamenta, certo, e il tetto è stata l'ultima cosa. Vabbè, parliamo d'altro. Sul Legalicum mi assumo tutte le responsabilità, perché è stata una mia idea che era funzionale a che cosa? Funzionale a togliere dalla bocca la parola Italicum, che è una schifezza antidemocratica e che a noi non è mai piaciuta, che abbiamo votato contro, che abbiamo ricorso grazie agli avvocati Besostri e tanti altri avvocati molto bravi che ci hanno permesso di sottoscrivere anche gratuitamente i loro ricorsi in tutte le corti d'appello d'Italia, e grazie a questi nostri ricorsi oggi la Corte Costituzionale tra poche settimane si esprimerà e lo gambizzerà, scusatemi il termine, questo Italico. E quindi la legalizzazione di un prodotto incostituzionale mi è venuta legale, quindi è normale che non ti piace, però serviva una cosa per uscire da questo circuito del cortocircuito del ripetere Italico, quando in realtà l'Italico non esisterà già più e già di fatto non esiste più. Oh, allora, questo che cos'è? Una volta che la consulta si è espressa, ha bocciato le pluricandidature, ha bocciato il ballottaggio, ha bocciato che ne so lo sbarramento, ha comunque corretto le parti evidentemente incostituzionali sulla base di quelle che noi abbiamo ricorso, perché non è che la consulta si esprime su tutto l'Italico, la consulta si esprime su quello che gli avvocati che noi abbiamo sottoscritto i ricorsi hanno portato di fronte alla Corte Costituzionale. Ci sono le pluricandidature, le liste bloccate, il ballottaggio, premio maggioranza, abbiamo contestato praticamente tutto. Quello che ne esce sarà una legge, si dice un termine bruttissimo, lasciatemi dire, autoapplicativa, dicono i bravi tecnici. Significa che può, una volta che la Corte ha depositato la sentenza, c'è la legge elettorale, perché non può esistere un solo istante in cui non ci sia, perché significherebbe privare il Presidente della Repubblica del potere di sciogliere
le camere, questo non può esistere neppure per una frazione di secondo. Noi diciamo, questo prodotto che abbiamo definito Legalicum, abbiamo depositato una proposta di legge che è molto semplice, una regoletta, proprio ieri pomeriggio alla Camera e al Senato, che con determinati ovviamente tecnicismi applica Legalicum al Senato, cancellando il cosiddetto consultellum e quindi permettendo anche una garanzia di governabilità. È l'unico modo per evitare che questo Parlamento, fatto da una maggioranza indecente, tocchi nuovamente le regole democratiche dopo i disastri che ha fatto. Toninelli, ultima domanda, proprio perché si tratta di maggioranza, come sperate che Mattarella dia retta a voi? Infatti sì, questo, quali sono le probabilità? Guarda, che abbia... Cioè, mi pare che gli interlocutori siano già stati scelti e saranno da un lato Renzi e dall'altro lato Forza Italia. Cioè, ecco, la voglio mettere anche in un'altra cosa, ma non è che vi tocca tifare perché Renzi si metta di traverso per questioni, diciamo così, di vendette personali? Allora, noi non ci mettiamo, diciamo, a sperare che Renzi si porti un vantaggio, perché è un soggetto di cui credetemi non vogliamo aver nulla a che fare. Però lui dice che tra le due opzioni c'è quella di andare al voto dopo la sentenza della Consulta. Lo invitiamo a esprimersi chiaramente e a chiedere al suo partito di esprimersi chiaramente, perché c'è un fattore matematico che è abbastanza importante. Il PD fa 400 e più tra deputati e senatori, e di conseguenza se spetta a uno decidere se mandare avanti questa legislatura indegna è il Partito Democratico, è inutile che chieda agli altri. Io ieri l'ho visto in questa diretta qua, dopo tre minuti ho girato, e dice: vorremmo sapere cosa ne pensano le altre forze politiche se vogliono andare al voto. Noi dalla domenica notte al minuto dopo la vittoria del non abbiamo detto andiamo al voto con la legge che esce dalla Consulta. Fa finta di non sentire questa persona qua, quindi non ci sono strade. Mattarella è il Presidente della Repubblica, tiene l'unità e rappresenta l'unità nazionale, è ovvio che cerchi in tutti i modi di creare un assetto istituzionale semplice, però noi siamo una forza politica che ha perfettamente capito che gli interlocutori che abbiamo sono gli stessi responsabili di questo caos istituzionale, e quindi per evitare che crei un ulteriore caos, perché si riscrivono un'altra legge, diciamocelo chiaramente, scrivono l'anti 5 Stelle, ma non perché contro di noi, ma pure quello. Anti-5, no, ma infatti Danilo, Danilo, proprio l'ultima cortesia personale, sì. Poi se si può fare bene, se no niente. 10 minuti, sì, da spendere per evitare il latinismo, trovare un nome meglio per la proposta di legge elettorale. Proprio se... anti-5 Stelle, non, però la lasciatetelo passare, perché no, quello sì, quello va bene, perché è chiaro che poi, ecco, non lo proponete, bene, no, avete perfettamente, però sul Legalicum, cioè se si può trovare una roba, fatto prometto un sondaggino, l'impegno di cambiare il nome anche però, l'italiano magari, però tante volte. Apprezzato il fatto, sì, che Toninelli è l'autore di questa proposta, certo, di legge elettorale, non l'ha chiamato Toninellum, ecco, è vero, infatti non è stato autoreferenziale. L'importante è che riusciamo a portare a casa, grazie, questo risultato. Sa quanti cittadini ci stanno dicendo: ragazzi, abbiamo paura, questi vanno avanti, ragazzi, abbiamo paura, fate di tutto per fermarli. L'impressione è quella, l'impressione è quella, e tra l'altro se lo volessero fare avrebbero i numeri per farlo, questo è il discorso. Loro hanno i numeri per fare tutto e il contrario di tutto, li hanno loro, sono le stesse persone che hanno fatto sto casino. Non è che siccome ha vinto il no, ora ci troviamo di fronte a un PD più onesto, più umile, meno arrogante, è sempre lo stesso PD. Grazie Toninelli, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Grazie.